Ora realizziamo una cosa interessantissima per far sì di andare a prendere una fascia di mercato e togliere le abitudini della tradizione. Grazie a questo prodotto siamo riusciti a portare il beneficio realizzando la cioccolata rossa. Cosa cambia? Cambia, diciamo, il dosaggio. Abbiamo un 60 cc di latte. Io vi faccio usare la tazza perché così è più comune a tutti. Chi volesse fare, chiamiamola, una parte più omogenea, più grassa, possiamo aggiungere una parte anche di panna. Non la consiglio. La mettiamo nel bricchetto di ceramica direttamente. Qui abbiamo, anziché 35 di prodotto Red Velvet, abbiamo 25 grammi. Quindi abbiamo sempre il nostro cucchiaino da caffè. 6, 12, 18. Però sono stato un po' più abbondante per prendere il grammo che manca alla fine e così ho fatto i 25. E aggiungo 10 grammi di cioccolata in polvere, 1 e 2. La tipologia di lavoro è sempre nella lancia della macchina al caffè, in questo caso consiglio di passarla nel frullino prima per far sì che il prodotto si unisca bene alla cioccolata. Otteniamo un prodotto di colore ovviamente differente dal classico Red Velvet, è un po' più scuro. Si può servire sempre nella tazza trasparente o nel bicchiere. Una cosa, ne tengo un po' per farvi un esempio dopo. Il prodotto può essere già servito così. Oppure lo serviamo in un bicchiere dove metto sempre gli stessi dosaggi, faccio un ciuffo di panna montata. In questo caso vi consiglio di utilizzare della cioccolata sempre stemperata un attimo del frigo anziché la granella, perché secondo me è un messaggio un po' più forte che diamo al cliente, che evitiamo sempre quel solito cacao in polvere. Il prodotto è finito, abbiamo un prodotto nuovo e la cioccolata rossa che nessuno ha mai servito.